Molti studenti che hanno partecipato oggi alla cerimonia in ricordo del maggiore Gamerra. Accettare l'invito. Nello spazio antistante il cimitero di Riglione torna per Pisa, non dimentica l'80° anniversario in ricordo del maggiore Giampaolo Gamerra e dei suoi commilitoni ad organizzare come sempre questa cerimonia. Riccardo Buscemi, insomma, l'anima di questa iniziativa, presenti anche le scuole. Intanto che cosa ricordiamo nello specifico? Allora, sono proprio 80 anni da quando il 9 settembre 1943 il maggiore Gamerra e altri 8 militari provenienti da altre parti d'Italia furono uccisi dai tedeschi nella battaglia di Stagno avvenuta per difendere il porto di Livorno. Quest'anno l'evento è celebrato con grande solennità perché parteciperanno ben 80 ragazzi dell'Istituto Gamerra, più il coro e l'orchestra di fiati del liceo musicale Carducci di Pisa. Perché questo? Perché sì, è una cerimonia, ma si vuole veramente trasmettere un messaggio ai giovani, il senso del dovere, l'amore per la patria, che sono i valori per cui Giampaolo Gamerra ha perso la sua vita 80 anni fa. A ribadire la solennità e l'ufficialità dell'evento, la presenza anche di Francesco Sardone, che è direttore del mausoleo delle Fosse Ardeatine. Ma perché qui? Allora, io oltre ad essere direttore del Museo delle Fosse Ardeatine, sono anche il responsabile per quanto riguarda il Ministero della Difesa di tutti i sagrati militari del Lazio, Emilia Romagna, Toscana, quindi Toscana, siamo in Toscana, Abruzzo e Sardegna. E sono responsabile del sagrario militare dei caduti di Kindu che sta qui a Pisa. Quindi una vicinanza per gli eccidi che sono stati commessi in queste località. E quindi un collegamento anche col sagrario militare di Pisa, perché i caduti Kindu rappresentano per la città un grosso ricordo di quello che accadde in quell'eccidio. Sindaco Michele Conti, un'iniziativa importante anche per Pisa, ovviamente. Sì, un ricordo importante, 80 anni dall'uccisione di Gamerra, che avvenne poco lontano da qui, un episodio cruento di guerra in quel momento anche di sbandamento delle istituzioni, quando appunto anche la nostra città fu protagonista di episodi purtroppo molto, molto gravi. Ecco, ricordare la storia, ricordare quegli episodi di allora è sicuramente una cosa positiva che dà, oggi qui ci sono anche i ragazzi delle scuole, fa capire quanto la guerra sia terribile. Abbiamo visto anche un secondo conflitto che è scoppiato proprio in qualche giorno fa, aggiungendosi a quello già ucraino e a tanti altri nel mondo, quindi conservare la memoria affinché quello che accadde nel nostro paese 80 anni fa non accada più.